Alexa, accendi i luci di Natale. Alexa, spegni i luci di Natale. Bentornati. Oggi andiamo a vedere come realizzare, come programmare le nostre luci di Natale in modo che le possa accendere e o spegnere Alexa, o tramite la sua applicazione le possiamo anche programmare, nel senso che possiamo farle accendere o spegnere quando vogliamo, quanto tempo vogliamo, eccetera. E partiamo sempre dalle solite classiche lucine, che possono essere da 20, 10, anche più di 100, come abbiamo fatto nei video precedenti. Queste qua sono da 100, da 100 e più LED, ma praticamente il procedimento è lo stesso. Noi per comodità andremo a prendere queste e andremo solo a modificare l'interruttore che c'è qua. Lo andiamo a togliere e lo facciamo smart, praticamente, in modo che la nostra assistente, che sia Alexa o Google, ci possa far accendere le nostre luci di Natale in giardino, in sala o dove le mettiamo. Quindi ci procuriamo una semplice striscia di LED e poi ci vediamo. Bene, se vi siete procurati le nostre luci a LED, adesso andremo a fare una piccola modifica. Abbiamo visto come modificare il nostro sonoff. Il nostro sonoff in modo da avere il contatto pulito, in modo che qua possiamo far passare una corrente, qualsiasi tipo di corrente. Quindi andremo a modificarlo internamente, cosa abbastanza semplice da fare, in modo che da questi due contatti qua possiamo attaccare praticamente qualsiasi tipo di corrente, non più anche 220 volendo, ma anche corrente più basse, tipo queste qua delle batterie e quelle del carica cellulari e quant'altro. Quindi procediamo prima con la modifica del sonoff e poi andremo a fare una piccola modifica anche a queste qua. Procediamo.
Bene, una volta che abbiamo modificato il nostro sonoffo, lo possiamo richiudere. Adesso qua possiamo attaccare qualsiasi tipo di corrente, farla passare, perché praticamente adesso questo qua è un interruttore pulito si chiama. Possiamo fargli attraversare correnti anche più basse che non siano 220. Quindi adesso andremo a modificare, anche qua una piccola modifica, praticamente andremo solo a scollegare i due fili dell'interruttore, e questi due fili qua li andremo ad allungare e li andremo a portare direttamente sui nostri due morsetti. Questa è una modifica molto molto semplice. Procediamo. Bene, adesso procediamo alla modifica delle nostre luci a LED. Dobbiamo solo fare una cosa semplicissima: dobbiamo staccare i fili dell'interruttore . Ok, una volta staccati lasciamo la resistenza, qua sotto c'è una resistenza, ce la lasciamo. Adesso ci prendiamo un pezzo di filo e andremo ad attaccare i due fili, praticamente questo che abbiamo staccato li colleghiamo assieme e l'altro lo attacchiamo all'altro filo che abbiamo staccato dall'interruttore. Possiamo anche lasciare attaccato volendo, basta staccare questo. Ecco, adesso l'interruttore non serve più, perché sarà il nostro sonoff che ci farà da interruttore. E l'altra estremità dei fili li andremo semplicemente ad inserire nei nostri morsetti del sonoff. Bene, una volta collegati i due fili, qua possiamo fare una cosa fatta bene, poi lo isoliamo il tutto e possiamo poi chiudere, li facciamo passare il filo sul filo anche fuori di qua. Qua dopo chiudiamo il tutto in modo da poter reinserire il nostro coperchio. E a questo punto, dall'altra parte dei contatti mettiamo una spina in modo che si possa collegare alla rete il nostro sonoff. Anche qua andiamo a chiudere il tutto con le sue viti. Ok, una volta chiuso tutto, sigillato tutto anche qua, adesso io ve l'ho fatto solo a scopo dimostrativo, possiamo collegare il nostro sonoff alla rete e farlo riconoscere dal nostro wifi. Adesso lui comincia a lampeggiare, quando sarà luce fissa vuol dire che si è connesso con la vostra rete wifi. A questo punto con l'applicazione sua del sonoff e di Alexa o Google, ok, possiamo li connettiamo assieme. A questo punto accediamo direttamente ad Alexa. Vi ricordo che con la sua app lo possiamo anche non collegare ad Alexa, non siamo obbligati a collegarsi ad Alexa, basta collegare anche la sua applicazione. Ok, io adesso ho aperto l'app di Alexa, adesso possiamo subito toccare e dargli subito l'input. Alexa, accendi luci Natale. Ed ecco che Alexa ci ha acceso le luci di Natale. Alexa, spegni luci Natale. Ed ecco che ce l'ha spento le luci di Natale.
e questo qua possiamo collegarle dove vogliamo. Una volta messo anche questo qua, lo possiamo mettere anche tenuta stagna. Volendo possiamo anche fare come nei video precedenti, possiamo aggiungerci una spina USB al posto delle batterie, in modo da non star lì sempre a cambiare le batterie. Le possiamo collegare a un power bank. Qua possiamo tagliare direttamente il filo, un filo, e lo portiamo direttamente ai contatti del nostro Sonoff, e anche queste diventeranno smart, controllabile sia dall'app del Sonoff sia dall'app di Alexa o Google, quello che abbiamo. Una volta collegate assieme non ci sono problemi. Questa è la maniera più semplice per avere le nostre luci di Natale controllabili, non andando sempre a attaccare o a spegnere, attaccare l'interruttore o attaccare e spegnere il power bank. Alexa, accendi luci Natale. Ed ecco che Alexa ha acceso le nostre luci. Alexa, spegni luci Natale. Ed ecco che Alexa ha spento le luci Natale. Ovviamente possiamo parlargli direttamente da Alexa o direttamente dal telefono, come vogliamo. Bene ragazzi, spero che questo tutorial vi sia piaciuto e vi aspetto al prossimo tutorial. Grazie.